concordiamo con il presidente di Confindustria sulle potenzialità e sulle possibilità di crescita dell'industria italiana. Concordiamo anche che c'è bisogno per questo di una politica economica di sostegno agli investimenti e anche di nuove e più moderne relazioni industriali, e su questo siamo impegnati. Ma prima ancora di questo c'è bisogno soprattutto che Boccia convinca gli imprenditori italiani ad investire di più nelle loro imprese, a favorire la crescita dimensionale, la loro crescita dimensionale, che sappiamo è decisiva ai fini della loro possibilità di capitalizzazione e internazionalizzazione. Ed infine c'è bisogno anche di investire di più nelle competenze dei lavoratori e nella la loro partecipazione alla vita delle aziende. Da questo punto di vista il governo con Industria 4.0 ha iniziato a fare la propria parte, il sindacato è pronto a un nuovo accordo su nuove relazioni sindacali e contrattuali che mettano al centro il tema della crescita della produttività. Tocca adesso davvero agli imprenditori, investendo di più rispetto a quanto hanno fatto nel passato, dimostrare che l'ottimismo e le ambizioni del presidente di Confindustria non sono infondate. Quindi davvero tocca un po' a tutti, ma certamente il boccino, la cosa più importante oggi la debbono fare le imprese, che debbono tornare a dare fiducia al nostro paese e nelle loro aziende.